Ehi, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yu-Gi-Oh! Le carte leggendarie. Dunque, per la prossima destinazione penso di andare alla galleria, ed infatti, tu possiedi carte rare, ora saranno mie nel nome dei ghouls. Praticamente, che è successo la scorsa volta? Praticamente ci hanno detto: abbiamo rapito Joy e Thea, se vi volete rivedere, trovateci, ok? Vi cerchiamo e se vi troviamo, vi sconfiggiamo, giusto? Tanto iniziamo a fare danno. E fine turno, vai. Ah, la tredicesima tomba, mi pare che si chiami quel mostro. La tredicesima, sì, praticamente quella che io non ho mai percepito. È una buffa storia a dire il vero, però ve la racconterò in un altro momento. Ok, mostri non male. Fine turno. Vai. Tocca a te, caro. Ah, giochi in difesa, eh? Hai paura di quello che potrebbe accadere. Metto in difesa perché non. Ha mostri forti, mi sa lui, eh. Perciò non vorrei rischiare di perderli. Infatti sì, ne ha forti, ne ha. Ah, questo però vuole il tributo. No, mi dispiace, niente tributo per te. Buono, buono il danno. Niente, continua a giocare in difesa un mostro e con l'altro ad attaccare. Penso che non abbia mostri più forti del Exodia, è vero, lui è Exodia! Ma se evoca Exodia so cavoli. Comunque, ci vuole ancora un po', ci vuole, eh. Niente, finiamola così, dai. Ottimo. La gamba sinistra e l'attacco finale. Oh, buono! Devo sconfiggere tutti quanti e tre ora? Può essere, eh? Sei forte, eh? Ma questo è solo l'inizio. Mi ha sbloccato qualcosa, però. Non so, Piazza Campanile? È successo qualcosa? Ah! Vi hanno cacciato? Aspetta, mo ci penso io. Vieni qua, tu. Ho sconfitto tutti i duellanti in zona, anche tutti i miei redditi. E guarda, ti metto questa come ante, eh. Tocca a me? Ah, bene. Sì, però. Un minimo, appena iniziamo. Dammi tempo. Bellissimo! Ah, perché ha solo mostri demoni! Che bello! Non può toccarmi ragazza di luce. Cioè, ragazza che è attributo luce, sì. La fanciulla. La fanciulla in posti che non dovrebbe stare. È bella così, eh. Vedi, anche per questo sto gioco mi piace. Uno dei motivi. Ah, dai, c'è sempre la carta più forte, però. Vabbè, sì, dovevo aspettarmelo, eh. Oh, 1500 di attacco. Il quadro. Il segreto del quadro. Bene. Ma amici miei, in questo episodio si affrontano i ghouls allora. No, attacchiamo. Mo' mi farà qualche dannetto, ma non importa, tanto è finita. A meno che pesca Exodia. Ah! Dai! Ma perché l'hai fatto, amico? Cioè, voglio dire. Fratello, e dai! Era necessario! Nah, così non va bene. Ghido dalle tre teste, è buono. 1200 attacco è tanto qui. Ma non può essere, ho perso contro di te. Come? Come è potuto succedere? Non dimenticartene! Ma veramente me ne dimentico e come? Ti hanno cacciato un'altra volta? Questa è la seconda volta che lo cacciano. La prima volta senza preavviso te lo trovi lì che girova e tu dici ok andiamo a vedere che è successo e c'è un ghoul stavolta pure e affrontiamolo allora. Questo torneo che è il raduno di tipi deboli, non ho ancora avuto un buon avversario. E sembra che anche tu voglia perdere. Effettivamente la mia voglia di perdere è tanta quanto quella di vincere. Potrebbe avere un mostro forte. Ma non più forte del mio, a quanto pare. Ok, uno in meno. Va bene, va bene, va bene.
va benissimo. Sai perché va bene? Per questo motivo va bene. Il mio è tipo oscurità. Non ha tipo luce lui, sicuramente non ce l'ha un attributo luce. È impensabile che ce l'abbia. Ne dubito fortemente. Comunque sì, devo stare attento perché i mostri oscurità che ha possono rafforzarsi. Se pescassi la fanciulla di prima andrebbe bene. È interessante mettere i mostri in difesa perché lui così ti attacca. Ok, attacco questo. Evito anche che possa fare magari dei tributi. E via. Ma evoca anche il topo delle ossa e via, un altro danno aggiuntivo che gli fa. Cacciatore. Sì, me ne sono accorto. E lo stregone Leo finisce il turno. Bene. Il turno di lavoro, sì. Hito Denchak. Ah, perché è una stella, Hito. Hito, certo, certo. Non è vero. Non si dice Hito. Ecco, vattene. Fai tornare Bones qua dentro. Bones, ce l'ho fatta. No, no, puoi tornare. È finita, guarda. Ma travò. Ma scusami. Ah, sei scemo. Ma anche qua è tornato. Ma allora... Anche dentro casa mia? No. Ah, sono anche all'acquario. E quanti sono però. Beh, affrontiamo anche questo. Consegna a domicilio, pazzo. Ma che... sei buono. Sto veloce. Un po' troppo veloce. Mietitore di fuoco. Bello. Non pensare di aver vinto. Invece sì. Devo sfidare anche questo ora? Hello? Noi Goose abbiamo preso il controllo del torneo. Lo sfidante sarà eliminato senza pietà. Adie! Ora. Penso che siano posizionati un po' in tutti quanti i punti strategici, eh? Non finisce qui. Noi Goose abbiamo in mano la città. Non hai nessuna chance di sopravvivere. Ah no, si è sbloccato qualcosa. Pronto per un nuovo duello? Tutte le carte rare appartengono ai Ghouls. Reclamiamo le tue carte per noi. Io voglio le tue invece, guarda un po'. Una carta coperta e anche un altro mostro in difesa. Vai, tocca ancora a te, forza. Ah, questo è forte, c'ha le carte buone. Oh, wow, questo un pochino più tosto, perché vabbè, buco nero e via. Bene, bene, bene. Verme Drake. Bella questa, bella. Siamo invincibili. Non è finita qui. Devo sfidare anche l'amichetto suo. Dove stava? Di qua? No, sempre di là. Ma perché ti sei messo di qua? Alternativo? Let's go. Ora nei Ghouls abbiamo il controllo. Il controllo! Duellanti. Cioè, ah no, il controllo era il continuo della frase sopra. Duellanti. Tutto scritto piccolo. Oh, e mo avanti, fammelo mo abisso oscuro o buco nero che dir si voglia, contro un mostro di 1500 di attacco. E c'ho anche l'arpia, perché l'arpia ha 1300. Mamma mia ragazzo, non ti faccio nero. Qualunque mostro metterai in campo verrà distrutto dalla mia furia. Ti rimangono una manciata di life points. Cosa vuoi fare? Provare a contrastarmi? È finita per te. È certo che ho vinto il duello. Guardiano di porta. Quello che fa apre le porte. Non pensare che sia finita. Aumentano i dialoghi. Meglio, diminuiscono i dialoghi, no? Che aumentano. Diminuiscono. Certo, pure qua stanno questi. Ma insomma. È Bandit Kit. Attenzione. Con Zera il mostro. Wow. La mia regia degli insetti non ce l'ha fatta! Ghio ghio e... Sarai anche l'ex campione giapponese, ma per me non sei nulla. Perché? Perché sei un ghoul? Che in realtà lui muore nel manga. Non devo spiegarlo a tipi come te. Il potere è tutto. Lasciami il deck e vattene. Con calma, eh. Ehi, arriva una nuova preda.
Il mio deck vincerà anche te come gli altri. Io volevo un attimo riposarmi. Poi barile di roccia in difesa e via. Ok, Bandit Kit, giochiamo. Fabbrica di macchine è stata attivata, potenziato un mostro. Lo vedo. Ma per sempre? E mi tocca fa buco nero già di partenza. Ma che cavolo. Ma scusami. Ok. A mostri demoni. Ah, ecco perché gioca in difesa. Mi sembrava strano. Come tutti quanti gula mostri demone. Certo. No. Radiazione totale. Ah, ok, avrei preso un colpo. No, ma dove trovo in difesa, Dogra? Oh no, lui è oscuro. Questa mi sa che la perdo, sì, per davvero stavolta però. No, mostri forti lui. Eh no, questa è persa per davvero. Wow, Bandit Keith. Avrò la mia rivincita nel prossimo episodio. Non ero pronto, l'ho detto che non ero pronto. Che devo fare? Se non sono pronto, non sono pronto. Ad ogni modo, il video termina qui. Nel prossimo, Bandit Keith avrà una dose della sua stessa medicina, ovvero schiaffi e maccatoni. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi, che tanto è gratis e mi aiutate a crescere. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Bye bye.